settima puntata di Italiani, stiamo per trasmettervi le immagini e le interviste della ottava edizione della Festa dell'Amicizia che si è svolta a Villa Torre di Cingoli. Abbiamo Teresa qui di fronte alla nostra telecamera, possiamo chiamarla la capo cuoca dei festeggiamenti qui a Villa Torre di Cingoli, che annualmente insieme a un gruppo di donne si impegna per sfamare, tra virgolette, centinaia o forse qualche migliaio di persone. Teresa, lei perché lo fa questo? È perché per me è una passione, mi piace stare insieme agli altri, quindi è un momento per condividere, diciamo, di amicizia, più che anche per gli altri, però anche fra di noi. Ecco, è un momento per stare insieme, per, ecco. Il menù lo scegliete insieme oppure solo la capocuoca decide? La cuoca, per modo di dire, se facciamo tutto insieme, è una cosa che decidiamo insieme, tutte le donne del paese e basta, non è che non c'è un capo oppure, ecco, loro perché hanno detto così, però io non mi sento una capocuoca, sinceramente. Uno dei personaggi che ha contribuito alla Festa dell'Amicizia qui a Villa Torre, che si è svolta recentemente, è anche Luca Giovagnetti, nonché, possiamo definirlo, amministratore comunale, consigliere comunale del comune di Cingoli. Luca, ti sei sentito impegnato in questa opera di sensibilizzazione? Qual è stato il tuo impegno per promuovere la festa? Ma come ogni anno devo dire che la festa impegna il paese, anche perché di piccole dimensioni, nella sua totalità, quindi tutti noi ci diamo da fare affinché questo paese poi riesca a vivere, continuare a vivere, visto che negli ultimi anni piano piano si è indebolito della sua popolazione. Per cui la festa secondo me è qualcosa di importantissimo che deve continuare a crescere nel tempo, coinvolgendo il più possibile tutto il paese, perché è l'anima di questo paese, diciamo. Questo paese vive soprattutto in questi pochi giorni e ritorna a vivere secondo me come lo era molti anni fa, per i racconti che ho sentito almeno. Attira anche gente di altre frazioni di Cingoli o la partecipazione è esclusiva solo degli abitanti del paese? No, attira sicuramente la popolazione anche esterna, anche perché poi il paese di Cingoli è vastissimo, è costituito da tantissime frazioni, ogni frazione costruisce la sua piccola festa per animare poi i piccoli quartieri soprattutto, e quindi c'è questa solidarietà fra le varie frazioni di partecipare anche alle feste affinché queste possano avere un risultato e un buon successo. Grazie Luca. Filippo Saltamartini, sindaco di Cingoli, è qui davanti alle nostre telecamere, è presente qui a Villa Torre, è sempre stato partecipe a tutte le feste dell'amicizia, è una ricchezza per tutto il comune, per il territorio, questo evento, una ricchezza di animazione, anche una ricchezza, diciamo, turistica per far conoscere un po' queste frazioni di Cingoli. Sì, di fronte alla disgregazione sociale, no, che deriva da tanti fattori, insomma, soprattutto gli elementi di crisi, la mancanza di lavoro e così via, questa festa riporta un po' quella cultura contadina di una volta, della trobbiatura, dell'aiuto reciproco. È una festa particolarmente significativa, ma non solo quella che ha luogo qui a Villa Torre, ma anche in tutte le altre frazioni. E quando gli amici di Villa Torre avevano smesso di organizzare questa festa, ecco, poi ci siamo incontrati una sera con Maurizio Tagliani, con Giorgi Stefano, con tutti gli amici, e quindi abbiamo deciso di farla ripartire, e adesso il risultato è veramente straordinario, perché è una delle più belle feste non solo del comune ma di tutto l'intero territorio. E quindi questa aggregazione in un comune poi particolarmente colpito anche dal terremoto produce anche ulteriori risultati, quelli appunto di ripercorrere l'identità di un posto, i costumi. Poco fa parlavo con un ragazzo che non sapeva che cosa fosse la macchina da batti, la trebbia, no? Quindi ecco, si ripercorre un percorso secondo me che non deve essere lasciato, non deve essere abbandonato. Questo processo di spopolamento del territorio che è iniziato nel lontano 1945-46, nell'immediato dopoguerra, che credo che Cingoli avesse 17.000 abitanti, oggi siamo sui 10.500 approssimativamente, anche questo aspetto
può contribuire a un ritorno magari lungo nel tempo di chi è emigrato dal nostro territorio? Le condizioni per far tornare le persone sul territorio, secondo me, dipendono dalle opportunità lavorative. E in questo momento la situazione non è molto molto positiva, per il fatto che l'elemento trainante della nostra economia è l'edilizia, e con la crisi dell'edilizia, del mattone, ci sono stati molti problemi a livello occupazionale. Però diciamo che la qualità della vita merita di essere approfondita rispetto alle opportunità magari lavorative di altri territori. Oggi festeggiamo due persone, una di 102 anni proprio di Villa Torre e un altro nostro concittadino di 100 anni. Il numero di ultracentenario Comune di Cingoli è il primo in assoluto nelle Marche. E quindi possiamo dire la qualità della vita, la bellezza dei territori vale la pena di essere vissuti, quindi tornare da queste parti, tornare a Cingoli significa secondo me vivere appunto la vita terrena con una maggiore capacità di apprezzarne appunto i contenuti. Anche noi approfittiamo e fa gli auguri a questi due centenari, no? Che uno è della frazione di Cingoli e l'altro è sempre del territorio comunale, credo. Sì, sì, sono uno una signora, 102 anni, proprio di Villa Torre. Quest'altro signore abita con la figlia a Cingoli, però ne abbiamo un numero veramente elevatissimo. Quindi stiamo parlando di ultracentenari, mentre coloro i quali hanno già compiuto 90 anni siamo in un numero talmente sproporzionato che ormai veramente possiamo dire che a Cingoli si vive più a lungo perché la qualità della vita è più bella. Soprattutto forse l'aria di Cingoli fa bene alla salute. Siamo con Don Giuseppe Lippi, il parroco storico di Villa Torre di Cingoli, ma anche direi il prete storico di tutto il comune di Cingoli, conosciutissimo da tutti, è colui che ospita ogni anno questa festa dell'amicizia qui nel cortile della parrocchia. Ma per un parroco che significato ha un incontro di questo genere? È l'incontro di una comunità unita che si impegna sempre per il lavoro, ma anche per la Chiesa e per tutto. È un momento di unità, veramente di comunione più che unità, di comunione veramente. Ritornano anche ex parrocchiani? Tornano pure questi, torniamo da diverse parti e formiamo questo grande gruppo di una parrocchia piccola nelle persone, ma grande nella capacità di stare insieme, di vivere insieme e di costruire insieme. Quello che è stato compiuto qua è un miracolo veramente, ecco, dell'impegno, dell'entusiasmo, della generosità, veramente. E pare che riprenda quest'anno un torneo che aderisce al Centro Sportivo Italiano, quindi un torneo di ragazzi, di giovanissimi. Anche questo è una ricchezza, è una animazione di questa frazione? Certo, perché il calcio l'abbiamo descritto come la possibilità di fare beneficenza. Attraverso il calcio si aiuta pure quelli che ci hanno bisogno e questo è diventato per la nostra zona, per Villa Torre, veramente un momento di unione, di comunione, di gioco, di felicità, di gioia, è vero. Infatti ricordiamo che la prima edizione, se non sbaglio, il ricavato di questa festa fu devoluto a una casa famiglia di Cingoli. Esatto, esatto, proprio alla casa famiglia proprio del monastero, cioè del convento dei minori di Cingoli. È stato devoluto lì ed è stata una buona somma che ha aiutato veramente a riprendere quota a questo convento, veramente.
Quindi una frazione piccola ma dal cuore grande, così possiamo definirla o no? Sì, veramente, veramente, con il cuore grande, sul serio. Grazie Don Giuseppe. Siamo di fronte a quello chiamato l'asilo di Villa Torre e ci piace ricordare quest'opera promossa, fatta anzi con le proprie mani da un parroco di Villa Torre, Don Nazareno Celesani, che è stato in questa parrocchia prima di essere trasferito a Montefano come parroco e nel lontano 1985. E questo locale molto funzionale attualmente sostituisce la chiesa parrocchiale che non è agibile a causa del terremoto. Ci troviamo qui davanti a quest'asilo, dicevo, con Stefano Giorgi, che è il presidente di questo comitato festeggiamenti di Villa Torre. Come mai vi è venuta l'idea, Stefano, di promuovere questa festa e di mettere insieme questo comitato? Ma noi sinceramente con Maurizio avevamo iniziato, questo è l'ottavo anno, abbiamo iniziato anche con Giulio Dori, che con lui abbiamo ci ha dato l'iniziativa e poi siamo riusciti, ecco, ci tenevamo perché è un paese piccolo, però abbiamo parecchie risorse, abbiamo voglia di fare e con i ragazzi, anche con le nostre donne, perché senza di loro sicuramente non si fa niente, e questa è la forza, insomma, che ci manda avanti. Poi quest'asilo qui l'abbiamo, adesso la storia non la raccontiamo, però ci tenevamo a riprenderlo perché è un'opera che aveva fatto Don Nazareno, come ha detto Don Luigi, e è della parrocchia e perciò, ecco, adesso è a nostra disposizione, perciò c'è la chiesa, c'è la sala riunioni, poi facciamo la gara di riso, insomma, ecco, ci serve questo locale, perciò siamo contenti di averlo ripreso con sacrificio, perché ecco, siamo, come ho detto, una popolazione piccola, tu ci conosci, 240 persone, abbiamo fatto il campo sportivo, ecco, però siamo tutti uniti e andiamo avanti. Oggi mettere insieme delle persone è un'impresa, lo diciamo spesso in tante occasioni, ci sono tanti io e difficilmente si riesce questi io a tradurli in noi, ma voi come fate a tenere insieme ormai da molti anni un comitato in cui in altre parti a me risulta che non sempre è una convivenza tranquilla e pacifica? Sì, questo è vero. Ma qui da noi non c'è, no? Sì, sulla carta magari c'è presidente, vicepresidente, no? Tutta questa burocrazia, però qui siamo tutti alla pari, lavoriamo tutti, e perciò ecco, è questo che ci unisce, penso, perché non è che c'è un presidente che dice bisogna fare questo, questo. No, qui lavoriamo tutti, quando c'è da lavorare, abbiamo fatto, non so adesso se abbiamo fatto le riprese, dei bagni nuovi sotto qui al palco, in giro di una settimana abbiamo fatto i bagni, ma abbiamo lavorato tutti, anche gente che non è, che non, con la festa magari c'è poco, però si è messa a disposizione gratis senza avere alcune niente, senza prendere niente, perciò ecco, la nostra forza è quello e i ragazzi ci seguono perché, ripeto, non è che c'è una, qui non c'è gerarchia, niente, siamo tutti uguali, ecco, questo ci unisce. Io ricordo Villa Torre come un paese molto unito, c'era molta solidarietà anche perché di tradizione operaia e come sappiamo benissimo che la classe operaia aveva come caratteristica la unità, la coesione. Il paese, come ci dice Stefano, è diminuito come abitanti, però questa tradizione di Villa Torre, questa appartenenza è rimasta molto solida, mi pare. Sì, sì, è rimasta solida come era tempi dietro, sì sì, questo è vero, anche forse si è anche aggiunta anche ragazzi delle altre frazioni, per esempio ci aiutano anche, vabbè, Sant'Anastasio fa parte della frazione di Villa Torre, però anche Avenale, insomma ci aiutano, si sono uniti un po' tutti, perciò questo è la nostra forza, il resto no, non c'è niente, se no, ecco, ripeto, no, siamo tutti uniti perché, ripeto, non c'è nessuna, siamo tutti uguali, lavoriamo tutti, quando c'è da ringraziare a Don Giuseppe perché ci ha messo a disposizione tutti questi locali, perché sicuramente un altro parroco, che può succedere, no? Perché sente in altre parrocchie che magari il parroco non mette a disposizione niente, Don Giuseppe ci ha aperto proprio la casa. Io ho anche le chiavi, per dire, no? Di casa di Don Giuseppe, perciò ecco, grazie anche a lui, perché senza di lui sicuramente tutte queste cose non le avremmo fatte.
Ma una cosa in conclusione vorrei ricordare, è storica la rivalità tra Villa Torre e Villa Strada, ricordo benissimo rivalità accese in occasione di competizioni sportive negli anni 60, ma prima ancora mi raccontano che addirittura si inseguivano col fucile nell'immediato dopoguerra. Voi siete riusciti invece a riallacciare un'amicizia con Villa Strada con la famosa marcia, corsa, passeggiata Villa Torre, Villa Strada e viceversa. Come avete fatto a ricomporre questi due paesi storicamente molto rivali? Io questa per me è stata, con Maurizio quando all'inizio ne abbiamo parlato, era una cosa un po', Maurizio per me era una cosa un po', dico ma no dai Maurizio, io sono stato sempre uno di quelli che con Villa Strada, no? E però con lui, dai, va bene, lasciamo perdere, dai, ci porta. Soprattutto dice perché anche a noi ci serve, tanto parliamoci chiaro, ci serve l'incassi. Quando loro vengono qua, noi incassiamo perché facciamo da mangiare noi. Perciò è tutta da lì è partita. Dopo anche sti ragazzi, insomma adesso non c'è più, diciamo, questa cosa. No, i ragazzi se sono quelli di Villa Strada vengono qua, le ragazze, insomma, questa non c'è più. Io però all'inizio è stata un po' dura. Ancora c'è qualcuno che magari sa, anche sul comitato, che non è tanto contento, però se fa tutto per noi, ecco, noi lo facciamo soprattutto perché ci serve, come si dice, la materia prima, lui. Questo qui è. Quindi si è ricucita una frattura storica tra le due frazioni rivali, Villa Torre e Villa Strada, questo è già un grande successo. Siamo anche con Magini Alberto, uno degli animatori di questo comitato festeggiamenti della festa dell'amicizia. Alberto, qual è il tuo compito? Il mio compito era cuocere la carne sulla brace, sul fogone, come si dice. E ecco, facevo quello e proprio aiutavo nel bar quando avevo finito a cuocere. Basta. Ma nella vita fai il cuoco oppure l'altro mestiere? Nella vita faccio il muratore, tutta un'altra cosa. Tutta un'altra cosa, però dalle nostre informazioni la cucina dovrebbe essere molto buona qui alla festa dell'amicizia. Sì, fino adesso non si è lamentato nessuno, stati tutti soddisfatti, mo non so. Ottimo, invece abbiamo Carlo Maccioni che da sempre, se ricordo bene, è stato sempre presente a tutte le edizioni della festa dell'amicizia. Che cos'è che ti spinge, Carlo, a partecipare? Perché è anche una fatica, credo che sia, no? Perché lo fai? E lo faccio perché siamo tutti in paese piccolo, li conosci tutti, e per dargli una mano è una soddisfazione per noi, per questo paese. Io ero detto le patate fritte. Che quelle ci vogliono, eh? Sì, come no. Vedo anche che c'è i tuoi figli, i due maschi, no? Uno calciatore. Approfittiamo anche per chiederti questo. Qual è il futuro del calciatore del più grande? Ah, del più grande fa la prima categoria a Staffolo. Il secondo? Il secondo quest'anno dovrebbe andare al Via Regina, a Villa Potenza. Ma quali sono? Tu come padre li segui tutti e due? Gli stai vicino? Cerchi di aiutarli? Finché era piccoli ce l'ho portati sempre io. Adesso giocano tutti e due insieme in contemporanea. Una volta vado con uno e una volta vado con l'altro, per non farli partire. Senza offendere nessuno? No, ecco. Se è giusto così. Spende le sue ferie, lui è meccanico, il meccanico del paese, spende le sue ferie per impegnarsi nella cucina della festa dell'amicizia, e mi hanno detto che lui si impegna nel cuocere il maialino, che ci vuole tempo e soprattutto si suda un po'. Io domenica prossima ne faccio un altro per un amico qui, perché gli viene il figlio da lontano, non lo so, allora vuole festeggiare questo maialino, perché insomma devo mettere su sabato sera alle mezzanotte per mangiarlo alle 2 del pomeriggio. E allora tutti amici qui, soprattutto mi piace stare a questa festa perché ha fatto un campo sportivo e l'ha inaugurato a mio figlio. Sì, ecco, ricordiamo che è stato colpito profondamente negli affetti Nardino qualche anno fa, che aveva perso l'unico figlio a causa di una grave malattia. Ma io penso, tornando sempre alla festa, la gente è molto soddisfatta di questo maialino, ma tu meccanico, dove hai imparato a cucinare?
E l'ho imparato da un mio amico, insomma, maialino cotto tipo l'americana. Adesso io, se vuole vedere le foto, se, come si cuoce, ce l'ho già qua sulla macchina, predisposte e tutto. C'ho una griglia fatta da me, insomma, insomma bene, si mangia, non dico anche l'ossi, ma anche l'ossi si mangia. Io l'ho fatto, adesso noi altri siamo anche Pestaroli e Sant'Antonio, che stanno eravamo 117 a tavola, e Vodino, il massimo tutti matti, che è questo maialino, l'occhio, i polli, tutta roba di casa, viene a Villa Strada, viene da tutta Cingoli, viene da dappertutto, qui a Villa Torre. Bene, grazie Nardino, ti auguriamo ancora un buon lavoro nell'ambito delle feste dell'amicizia. Senz'altro, guarda, specialmente per Maurizio. Il barista della festa dell'amicizia è Luca Framini. Ma Luca, da muratore, da operaio che tu sei, ti trasformi in barista, sai fare anche dei cocktail, qualcosa di particolare? Mi arrangio a fare un po' tutto, perché qui bisogna darsi una mano, essendo una festa di poche persone, quindi ci arrangiamo tutti quanti a fare qualcosa. Ma dove hai imparato? Tu che fai un altro mestiere e ti trasformi appunto in barista, hai avuto un'esperienza, hai imparato in qualche parte? Sì, abbiamo avuto un anno in gestione il circolo qui Villa Torre, in tre amici eravamo, e da lì ho imparato a fare il barista. Dà più soddisfazioni fare l'operaio o fare il barista? Ma tutto dà soddisfazioni, bisogna prendere le cose sempre con la giusta mentalità e con il giusto spirito.